Eccoci amici e benvenuti a una nuova puntata di Gusta e Degusta. Il tema di oggi è il delivery e abbiamo chiesto a un grande chef, giovane, talentuoso, di grande mano, di raccontarcelo dal vivo. Carlo Andrea Pantaleo, eccolo qua. Ciao. Venite con noi e vi facciamo vedere tutto. Ed eccoci di fronte ai mitici sacchetti del delivery. Grazie a Carlo Andrea Pantaleo di aiutarci a raccontare ai nostri amici di FS News che significa delivery per uno chef e proprietario come te. Intanto, il Milano 37 è il tuo ristorante, raccontacelo un po'. È un ristorante che si trova a Gorgonzola, non dista da tanti chilometri da qua, è sulla Martesana, appunto sul Naviglio. È un ristorante dove principalmente valorizziamo appunto la stagionalità del prodotto dal punto di vista appunto del territorio, prodotti ittici eccetera, quindi sono molto legato al concetto di menù appunto sulla stagionalità. E durante il primo lockdown ho approfondito una parte della mia cucina che comunque era già molto partecipe, che è appunto la cottura al carbone o a legna, e incrementando appunto quasi tutta la carta su questa tecnica. Hai fatto una piccola rivoluzione nella tua carta. Sì, esatto. Del tuo tipo di cucina. Diciamo che ogni piatto ha un elemento che può essere sia quello principale oppure quello che fa da cornice, cotto a carbone. Se non è cotto ci può essere appunto l'affumicatura, poi parliamo anche di diversi tipi di cotture, cottura diretta, cottura indiretta, cottura lenta, eccetera. Come stai vivendo? Perché vedo che tu hai grande, grande determinazione, non molli, si può aprire, apri, si deve chiudere, si chiude. Diciamo che non ho mai perso tempo, anche se il tempo comunque perso è stato tanto. Quando c'era l'opportunità di aprire non ho mai mollato il colpo, ho sempre riaperto. E l'unica cosa che ci è concesso a fare in questo momento è il delivery, dove ho cercato comunque di portare la buona cucina, non molto complessa, molto diciamo studiata eccetera, come quella che può essere al ristorante, proprio appunto perché il delivery è anche una tecnica abbastanza difficile, no? Se pensiamo appunto alle consegne, al raggio dove andiamo a consegnare. Quindi abbiamo due tipologie di delivery, abbiamo quelle lì dove il cliente magari con una consegna più lunga a Milano da ultimare, quindi viene con la tecnica del sottovuoto. Quindi due tipologie, il piatto già pronto solo da aprire, mangiare, gustare, e il piatto caldo, finire di il cuocere. Piatto da finire. Allora, di apriamo, faccio vedere cosa c'è qui dentro. Carlo, spiegaci. Cosa hai portato? Cosa abbiamo estratto dai sacchetti? Dicevamo prima la differenza tra il delivery del piatto pronto e il piatto quello da ultimare a casa. In questo appunto, in questi contenitori abbiamo già i piatti quelli già pronti, dove il cliente può tranquillamente, una volta che arriva a casa, rimane comunque in temperatura, può già degustare. E qui abbiamo ad esempio il polpo che viene prima cotto a bassa temperatura e poi grigliato con delle cime di rapa stufate agli olio e peperoncino. E mentre la differenza appunto dei piatti da finire a casa è che vengono messi all'interno appunto del sottovuoto, che devono essere appunto rigenerati semplicemente in una padella di acqua calda, messi in immersione e poi comporre il piatto appunto secondo le nostre indicazioni. Ecco, avete sentito amici, molto semplice, perché la confezione non va aperta, quindi non c'è neanche il rischio di sbagliarsi nell'aprirla. Vanno immerse contemporaneamente in una pentola appunto dove si cuoce la pasta piena di acqua calda e vanno lasciate in immersione per la tempistica che appunto dal ristorante viene consegnata. Quindi c'è una sorta di libretto delle istruzioni. Il delivery può sembrare facile, ma non è facile, perché ad esempio portare un piatto già pronto e finito magari anche a 10 km di distanza da dove mi trovo io risulterebbe abbastanza difficile, però appunto con queste nuove tecniche si può tranquillamente mangiare un bel piatto come se fosse impiattato al ristorante. Anzi, c'è anche quella parte che a alcuni clienti può piacere, la parte creativa, diciamo sentirsi chef per un giorno, ecco. È vero. Senti, di questa tua nuova scoperta della cottura alla brace, della cottura al carbone, hai qualche piatto in delivery? Sì, ad esempio la piovra, quella che abbiamo visto, viene cotta al carbone. E diciamo che poi la cottura a carbone richiede molto tempo in alcuni tagli, anche tipo i tagli di carne oppure anche lo stesso il pesce, quindi risulterebbe che il concetto di cottura a carbone sarebbe difficile da far arrivare a casa. Quindi senti, per quella io invito i nostri amici ad attendere la riapertura e venire subito a provarla. Anche perché comunque ogni piatto ha uno studio, solitamente sono accompagnati da appunto da salse, brodi, anch'essi cotti sul carbone. E ad esempio questi ceci qua, anziché essere cotti in padella, vengono messi nella terracotta che io la immergo nel carbone e fanno una cottura molto lenta. Un po' diciamo
come facevano i nostri nonni, no? Certo. Nel camino. Pochi minuti nell'acqua calda ed ecco dei piatti meravigliosi. Alla faccia del delivery, Carlo. Allora, cos'hai lì? Abbiamo della stracciatella che andiamo a ultimare la nostra pasta ceci e gamberi. Andiamo ad assaggiarla sopra. Pasta ceci e gamberi e stracciatella. Questo lo avete visto, è arrivato sotto vuoto. L'abbiamo davvero solo scaldato, come avete visto, nella pentola e poi impiattato. Qui abbiamo la tataki di tonno, guardate che meraviglia. Con cipollotto laccato al miele e zucca. Invece abbiamo una lingua di vitello cotta a bassa temperatura con una crema di cavolfiore e limone, piovra arrostita al carbone con cime di rapa stufate, aglio, olio e peperoncino. E finiamo in bellezza. Una crostatina con una ganache al cioccolato e mirtilli. Ragazzi, questo è il delivery di Carlo Andrea Pantaleo, ristorante Milano 37. Io direi che un calice ci sta. Sì. Fantastico. Brindiamo. Apriamo. Carlo, per celebrare degnamente il tuo delivery, questo è un metodo classico, Tanni Padosè, siamo tenuta a stella, siamo nel Collio, questo Friuli meraviglioso, una bollicina che valorizza un pasto composto da piatti come i tuoi, che sono, secondo me, di grande eleganza, anche di leggerezza, ma allo stesso tempo di grande concretezza. Quindi un metodo classico friulano che secondo me si accompagna davvero a tutto pasto. Grazie a Carlo Andrea Pantaleo per averci raccontato come il delivery non è soltanto una consegna, ma è dietro di esso impegno, studio, fatica, passione, e passione, quello con cui ricercatezza delle materie prime, perché se un prodotto, una materia prima è buona, è molto più semplice lavorarla. È anche molto più semplice farla arrivare a casa di chi la desidera. Esatto. Grazie a Carlo Andrea Pantaleo, ristorante Milano 37, Gorgonzola. Salute!